Ciao, sono Widdington Tube e benvenuto in un nuovo video. Oggi parliamo di questo pedale, il Sonic 5 Distortion di Gocco. Un pedale che si ispira ai classici distorsori degli anni 80, quindi suoni robusti, muscolosi, rabbiosi. Ma se avete sentito il brano in apertura, io ho deciso di portarlo in una direzione leggermente diversa. Ho voluto più che altro esaltare il drive di questo pedale, l'overdrive, perché l'ho trovato estremamente dinamico e rispettoso sia della pennata che della chitarra che ci attacchiamo. Questo pedale è disponibile in due versioni. Questa che vedete è un'altra un pochino più grande con un clean boost che si trova dopo la sessione della distorsione. Ossia, abbiamo la possibilità di suonare distorto e attivando il boost che ci dà 20 dB di guadagno, quindi più che sufficienti, possiamo andare in solo, quindi abbiamo la possibilità di usare il pedale sia per le ritmiche che per i soli. Da un punto di vista dei controlli abbiamo i tre classici controlli di ogni overdrive distorsore: tono, livello e gain, e adesso lo conosciamo meglio con il looper Sonic 5 Distortion di Gocco. Siamo arrivati alla fine del video, che spero vi sia piaciuto, e se sì fate like e iscrivetevi a TonTube, chiusa parentesi. Questo Sonic 5 Distortion mi è piaciuto molto per varie ragioni. Innanzitutto ha una propria personalità, ossia non è un clone del DS1 o del RAT, giusto per citare i nomi più blasonati, e riconferma ancora una volta quello che ho detto in passato negli altri video che ho fatto sui pedali Gocco, ossia abbiamo un pedale di fabbricazione cinese, quindi prezzi piuttosto abbordabili, ma con una progettazione italiana e quindi anche un'attenzione ai dettagli che fa piacere. Ossia abbiamo anche qua un box costruito regola d'arte, niente sbavature, anche le scritte, tutto veramente professionale. Quindi mi sento di consigliare questi pedali a due possibili utenti. Da una parte c'è il chitarrista neofita che vuole cominciare a esplorare il mondo dell'effettistica senza dover sborsare cifre da boutique. Dall'altra parte, vedo bene questi pedali nella pedaliera di un chitarrista navigato che vuole costruirsi magari una seconda pedaliera. Adesso magari non c'è molta occasione di suonare in giro, però se Dio vuole a breve potremo di nuovo uscire, andare a suonare, andare nei club, e quindi magari per le situazioni più raccolte può costruirsi una pedaliera con questi prodotti che assolutamente hanno una resa professionale. Vi lascio il link di Gocco in descrizione. Noi ci vediamo presto in altri video e buone cose. Ciao!